Un no per la forma più che per la sostanza, quello della FIMG trevigiana. Il giorno dopo l'alto là del segretario Brunello Gorini all'accordo con la regione per l'esecuzione dei tamponi negli ambulatori dei medici di base, il sindacato di categoria ha avuto il tempo di esaminare il documento e di discuterne, ha deciso di aderire pur chiedendo una serie di garanzie. Di fatto la presa di posizione di Gorini ha prodotto uno strappo con la FIMG regionale. Quella che lei ha citato è la posizione del dottor Gorini e si vedrà. Gorini non riconosce il collega come rappresentante regionale del sindacato e replica. Certo, io parlo per Treviso e lui parla per Padova. Nei fatti, rispetto a ieri anche per il sindacato trevigiano, la situazione si è ribaltata, anche se la presa di posizione iniziale di Gorini è stata condivisa dagli iscritti. Ieri sera, in modo molto democratico, abbiamo fatto un'assemblea web alla quale hanno partecipato circa 300 medici. È stata approvata la linea presentata da me come segretario. Io ho votato contro questo dispositivo per questo motivo. Primo, che non ho potuto leggerlo con calma, non l'ho potuto far vedere a nessuno dei miei con calma, va bene? Il tono era veramente arrogante, ti presento il documento, dopo 2 ore tu lo devi firmare, addirittura se non lo firmi ti licenzio, no? Cose che neanche la domestica dico io. Ma al di là dei modi, anche i medici della FIMG di Treviso hanno deciso di eseguire i tamponi. All'ULS si chiede però di fornire test e kit completi. Quindi noi vogliamo chiudere con l'azienda un protocollo di procedura di come si deve fare e stabilire anche dei criteri in armonia con l'azienda di quali siano i requisiti che deve avere uno studio per poter essere sicuri di poterlo utilizzare per fare questi tamponi.